No, sto giro me la sono ricordata. Oh! Sbagliato tasto. Allora qui. Ok. Perfetto. Ciao a tutti ragazzi, sono Dante, oggi sono qua con un nuovo episodio delle avventure di Lin in Bloodborne. Oggi andiamo avanti, ma prima vi invito ad iscrivervi e attivare le notifiche sui miei canali Twitch e YouTube. Il nome è sempre lo stesso, Mentonate TV, così da rimanere sempre aggiornati sulle live, in avvio sulle live ricaricate. Allora, a me non mi è ancora chiara questa cosa qua che mi è successa. Però, aspettate un secondo. Va bene, allora, direi di proseguire. Proseguiamo e a sto giro, raga, io direi di andare all'incubo di Mensis. La nostra carissima Ebrietas potremmo lasciarla stare per un pochino, anche perché è tosta da ammazzare, è veramente tanto tanto tosta e mi sa che non sono forte abbastanza per poterla, diciamo, soverchiare. Allora, magari portare anche lì vitalità a 30 sarebbe un buon cap da lasciarlo lì per un po'. Portare abilità a 30 e magari anche forza 25, vediamo un pochettino. No, è vero. Porco mondo schifoso. Mi ci mancavano sti sgorbi, cazzo. Ok. Che mostre di merda. Allora. Potrei fregarmene in questo punto di qua. Però no. Ah, perché mi vede ancora. Tanto non penso si possa evitare. Mi colpisce a prescindere, non c'entra niente, ok. Ma non ho visto, mi fa danno a me o no? Quei di lì sono un problema. Sono un problema anche perché. Sono due. Sono forti quelli, sicuramente per la zona che è. Più oggetti da nemici caduti. Ah, ok. Si tratta della trascrizione di occhio nella lingua dei grandi esseri. Consente di compiere scoperte aggiuntive.
Gli occhi simboleggiano la verità creata da Maestro Willem. Costui, deluso dai limiti dell'intelletto umano, si è rivolto a creature di piani di esistenza più elevati, cercando di fornire il proprio cervello di fornire il proprio cervello di occhi per elevare i propri pensieri. Minchia. Quando mi prende? Aio! Qua l'occhio non mi prende. L'occhio, vabbè, il faro, la luce. Mi sembra l'occhio di Sauron a me, per quello lo chiamo così. Non so se sia meglio questa o l'altra, però. In effetti forse è meglio l'altra. Speriamo di non crepare. Anche perché non posso semplicemente sedermi. Aia. Minchia la barra della vita. Devo trovare al più presto un falò dentro, una lanterna dentro, perché qui è tremenda la situazione. Allora, qua posso combattere tranquillamente. Bella combo però, mi piace. Ah, merda, è vero. Ma perché diventano immuni a un certo punto? Animali di merda. Qua non c'è un cazzo, va bene. Cerchiamo di proseguire il più possibile in questa zona. Cioè di esplorare il più possibile in questa zona, perché non ci voglio tornare qua fuori. Siamo coperti da questo immenso masso. Ok, lì c'è un colosso. Qua, in teoria, la luce non ci dovrebbe provocare danni. Possiamo andare anche belli tranquilli. Qui non c'è niente. Allora. Ciao cane. Attenzione. Porca puttana. Minchia, che male però. Aspetta, ma sopra la torre dove? Scusami se non... Che torre? Questa? Ah, minchia! Minchia, tutti gli altri te li sei fatti facilmente? Cioè, Rom... Si chiama la Balia. Il boss di cui parli di te si chiama la Balia. E, ma quindi te mi vuoi dire che Rom...
Rom, il Rinato e basta, perché poi dopo il Rinato vieni qua. Ti sei fatto Rom e Rinato? Ah beh, tu sei magari sei andato dritto per dritto. Io mi sono fatto anche tutti gli altri secondari, Amigdala, tutta quella gente là. L'hai fatto te Amigdala? Che poi è il ditone secondario, né? Semplicemente non è particolarmente, non è d'obbligo farlo, però io per completismo, perché voglio livellare. Comunque la balia è forte, eh. Rom l'ho ucciso quasi subito. Minchia, beato te. Io, a me ha fatto il culo con un colpo, mi ha shottato. E è andata parecchio male. Ora mi rompono il cazzo i ragni. Il Rinato al primo tentativo. Invece io il Rinato mi sembra al secondo. Mi ha shottato con un colpo, mi sembra. Non mi ricordo, ma sono morto un po' di... Con Rom sono morto un sacco di volte. E quello con la roba in testa dopo un po'. È perché Mikolash. Allora, Mikolash ha un problema diverso. Il problema è che scappa sempre quando arriva nella zona ha degli attacchi di merda. E quindi. Porca puttana. Mikolash è brutto da affrontare. No, ma Mikolash è facile. L'unica cosa brutta di Mikolash è proprio il fatto che ti fa quegli attacchi di merda. Aspetta. La balia è forte, da che mi ricordo. Poi dipende, cioè. Allora la balia, se si, perché si può buggare, diciamo, a un certo punto con un attacco, potrebbe non arrivare alla seconda fase, perché è un po' buggata la cosa, quindi. Questo non si stunna manco a pagare. Eh? Faccio due patate al Sì. forno, le mangi? Vedete se ci sono dal dietologo. Mi sembra il 15. Il 15 febbraio. 15 alle Alle 5 e mezzo. Non lo so, io l'ho preso per me. Allora, no, allora. La balia non è il boss finale. La balia non è il boss finale. Però è colei che ti conduce al boss finale. È il terzultimo. Cioè, dipende. È il penultimo boss. Vediamo un po', che io sono curioso di lore. Una lama d'osso rivestita da rivoltante fluido spinale. Viene usata dai guardiani del vecchio labirinto, in particolare da quelli che presiedono i rituali. Quando una vittima subisce un taglio, il fluido spinale verde ne annebbia temporaneamente i sensi, rendendole difficile coordinare i movimenti. La lama, che non è adatta per la battaglia, deve tagliare in profondità per essere efficace. Nel farlo si spezza. Beh, è osso, cioè non è che può pretendere. In realtà l'osso è bello resistente, eh. Però. Adesso. Allora, ti dico, io sto giocando a Bloodborne semplicemente per avere una rivalsa su di lui, perché io non l'ho mai battuto. Io non sono bravissimo, per l'amor di Dio, sono un giocatore medio, è classico, però. Non sono mai riuscito a batterlo, anche perché i cacciatori sono difficili da battere. E German è molto forte. Però si può battere, non è quello il problema. Alla.
Furca. Perché i cacciatori sono tipo te. I cacciatori sono al tuo stesso livello se non superiori, essendo che sono arrivati a punti molto più avanzati. E quindi il problema è proprio quello che purtroppo se non sei molto abile a combatterli ti fanno un culo così. Allora, aspetta un secondo, che io ho bisogno di fiale. Devo trovare una strada che mi conduca alla mia lanterna. Ma non ce n'era una qua. Nei ricordi del cazzo. Poi io non vedo l'ora perché adesso Bloodborne mi voglio fare tutti e tre i finali, quindi mi farò tre run. E soprattutto perché voglio usarmi la falce. Poi, dopo che avrò finito con... Ci sono tre finali, sì. Bloodborne ha tre finali. Adesso i nomi non me li ricordo, però... Non voglio spoilerarteli. Io li ho già detti in qualche live fa e... Io ho intenzione di farli tutti. Oh! Bene, 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 bene. Torniamo un po' indietro che devo rifarmi un po' di fiale. Sono... No, il boss è sempre lo stesso. Cioè, più o meno. Più o meno. Perché è un po' complicato. Cioè, se non vuoi spoiler... non te lo dico, se invece vuoi sapere anche più o meno come si fa, te lo posso dire. Aspetta che... Cioè, in verità ti posso dire anche solamente come si fa ad accedere ai DLC. Ah, sì, ai DLC. Beh, se vuoi, allora, ti posso spiegare come fare gli altri finali. Perché ci sono tre finali diversi, dove cazzo vado? Se vuoi te li posso spiegare come arrivare a farli, se no, niente. Anzi, ti posso solamente spiegare magari sempre se vuoi, come sbloccare il finale segreto. Ti spiego semplicemente come fare, non ti dico che cazzo succede. Allora, i primi due finali, che sono quelli semplici da ottenere, ti basterà arrivare davanti al boss finale e lui ti metterà davanti una scelta. In base a cosa scegli, otterrai uno dei due finali. Ovviamente per farli entrambi devi rifare il gioco. Per fare il finale segreto, per sbloccare il finale segreto, dopo aver preso la tua scelta, che non ti dirò quale, prima di andare dal boss finale dovrai consumare tre di questi terzi cordoni ombelicali. Questi tre terzi cordoni ombelicali si trovano in giro per il gioco. Si trovano, non mi ricordo bene, uno mi sembra nell'Aula Magna da qualche parte, uno in un luogo che tu vedi già fin dal primo inizio di gioco, e l'altro mi sembra che lo trovi addirittura qua, non mi ricordo. Non mi ricordo perfettamente dove cavolo li trovi questi cordoni, però devi cercare i cordoni e dopo che li hai presi devi semplicemente consumarli prima di andare a parlare con German, dopo aver ucciso la balia. Aia.
Non devo le affondi? Un po'. Tutto qui. Questi sono i finali di Bloodborne. Cioè, almeno questo è il finale segreto. Sì, ho il DLC. Ho il DLC perché ad esempio non ho mai finito neanche quello, non sono mai riuscito a superare il primo boss. È un casino il primo boss da fare. Per questo ho intenzione di... No, sono meglio così. Si combattono meglio con la spada normale. Per questo, prima di battere il boss finale, prima di andare a parlare con German e battere il boss finale, voglio farmi il DLC. È il mio obiettivo. Voglio farmi il DLC perché poi il DLC in New Game Plus me lo farò, però è bello complicato. Eh sì, anche a me l'han detto. Solo che... sinceramente, allora, un ragazzo mi ha detto un altro modo per fare tanti echi, ma quello che mi ha detto lui non funziona. Quindi quello lì non posso farlo. Se no, io ho trovato un altro metodo per farmi degli echi, però ci vuole tanto tempo. Se mi vuoi dire anche qual è il tuo, per me non mi cambia la vita, anzi, mi faciliti soltanto un po' di più le cose, anche perché comunque ho bisogno di livellare. Arca puttana! Ho bisogno di livellare e aumentare tanto di livello. Perché il gioco è difficile in più. No, quello che mi ha detto a me fai 80.000 echi al minuto. Minchia. Al minuto mi sembra molto improbabile. Cioè, neanche facendo per sempre il boss finale che muore da solo ti sblocchi così tanti echi. Beh, buono. Sì, spiegami, tranquillami. C'è tipo un dungeon dove tu hai tipo uno di vita. Ah, mi sa che è quello maledetto. Mi sa che allora è il Chalice Dungeon maledetto. E se ti fermi all'inizio e aspetti che un nemico muoia, ti dà 80.000 echi. Poi se vuoi puoi andare avanti. Vabbè. Però è pericoloso. Vabbè, grazie. No, aiuto! Beh, ovviamente è pericoloso, se no. Però 80.000 li fai ogni volta che entro. Vabbè. Ma te ci hai già provato a entrare? Hai già provato a utilizzare quel calice? Ah, ma aspetta, scusa un attimo, aspetta un attimo. Ma basta semplicemente che entri nel calice, non c'è un glifo fatto apposta per entrarci. Non devi mettere un glifo da qualche parte per entrare in quel calice che magari è un po' buggato. Sì, quando voglio livellare lo faccio. Vabbè. E sai mica dirmi com'è che si chiama il calice? Mi sembra che è quello maledetto, perché da come mi dici che hai uno di vita, mi sembra il calice maledetto. Ah, appunto, è un glifo. E allora... Allora, perché ti spiego, il glifo ti permette di accedere a... È l'ultima tomba. No, non c'entra l'ultima tomba. Le tombe non c'entrano, puoi usarle quelle che vuoi. La cosa più importante è il calice.
tutta quella vita, dove cazzo l'avevo lasciato? Minchia, Memmo, se morivo mi strappavo i coglioni a morsi. Madonna, che obbrobri. Minchia, Mikola ci si è divertito comunque qua, eh. Oh, ma che cazzo è? Non riesco a entrare. Umida. Ok, mi sa che sono arrivato da Mikolas io. Comunque questo gioco è molto simile a Demon. Porca troia, se è simile a Demon. Ma perché ci sono i corvi con la testa da cane e viceversa? Sono esperimenti. Sono esperimenti di Mikolas, almeno credo. Per quello che hanno la testa al contrario. Il bambino. Che cazzo c'è qua? Ah! La possibilità di tornare alla boss fight senza... Merda! Va bene, tanto ho direttamente lo shortcut qui, quindi... Vediamo di farci un Nicolas. Caos. O per alcuni cosmi. Ascolti le nostre preghiere? No, non abbandoneremo il sogno. Nessuno ci può prendere, nessuno può fermarci. Ah, ma te lo dico, te sei già molto più bravo di me. Io... lo odio anch'io, infatti io ho paura di crepare contro di lui perché è veramente un rompicoglioni. Perché mi fotte con quei cazzo di attacchi di merda. Allora. Ah, io tanto guarda sono sicuro. No! Va dritto? Va dritto, perfetto. Allora, vediamo di... Ah, merda. Ho capito quanto cazzo è lungo. Che poi è un merdone, però minchia, ti fa un culo a strisce che... Poi non mi ricordo nella seconda fase se utilizza gli incantesimi pure. Minchia, come mi ha mancato!
Minchia, che cicca che ha fatto, Dio buono. Perché poi lui è una cazzata da battere. Cioè, vedi che è così. Guarda te. Beh, ci ho provato. Oh, notevole. Una cacciatrice è sempre tale, anche in sogno. Ma ahimè, non correre troppo. L'incubo si agita vorticosamente, senza fine. Allora, devo stare attento perché qui dentro ci sono dei mostriciattoli del cazzo che mi rompono i coglioni. Mi sembra che sono gli stessi di prima, eh. Posso anche prendermela con molta calma, perché tanto il boss non corre da nessuna parte. Io posso star tranquillo, me la prendo come se fosse una normale zona, come tutte le altre. Cos, o per alcuni Cosm. Eccoli, figli di puttana. Quel frustino di merda ve lo picco nel culo, sapete? No, vedi, 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 il ping ogni tanto ti fa quella... quel ciocco di merda. È facile. Eccolo lì. No, ma cosa dici? È una cazzata platinare sto gioco. È facilissimo. Cioè, più o meno. Dipende in realtà, perché solamente... devi battere alcuni tipi di boss che sono un dedito in culo, però per il resto questo gioco è facilissimo da platinare. Aio. Va bene. Allora, ti spiego un attimino. Allora, il gioco Bloodborne, come anche tutti gli altri Souls, non parlo di Demon perché non lo conosco, non ho ancora visto le cose, però ti dico per esperienza di come ho visto. Tutti, non importa quali. Tutti i Souls alla fin fine sono facilissimi da platinare. Anche questo gioco qui è una cazzata da platinare, perché alla fine l'unica cosa veramente... perché ti dico, il 90% dei trofei, il 90 o l'80, il 90 o l'80% del gioco, cioè, porca... allora aspetta un attimo, e non posso mettere in pausa, cazzo. Allora, più o meno il 90%-80% dei trofei da sbloccare si sblocca solamente uccidendo tutti i boss del gioco, anche quelli secondari. Come hai fatto per lo stupidacci? Quindi la cosa semplice è completare il gioco al 100% facendo tutti i cosi e facendo anche tutti i finali. Quindi già lì sei a posto. Il resto magari c'è un trofeo, mi sembra, per questo gioco qua, che basta che prendi tutte le armi del gioco. Poi ce n'è un altro dove devi prendere i gesti, non mi ricordo adesso sinceramente. Ah, ascolta come hai fatto. Dai occhi ai no. Ma basta! Parla, stai zitto!
Cos, o per alcuni Cosma, ascolti le nostre preghiere, come hai fatto per lo stupido Ron. Dacci gli occhi, concediceli. Dai il pippa. Te la, la pianti di parlare, brutto muncolo di merda. Mamma mia, che pedata di cazzo proprio. Ecco perché mi faceva il culo, sto stronzo. Dai però! Di nuove idee del piano superiore. Il cosmo, naturalmente. Basta! Vaffanculo. Stai zitto. Scorderò ogni cosa. Ma magari potessi scordarmi io della tua boss fight, Dio buono. Signore dell'incubo. Ma te affanculo, te, il tuo signore, quella merda che c'era lassù, Dio buono. Santo Dio. Santa la Vergine Immacolata della Concezione. Ok, il ponte che era di sotto ora sale su. A posto. Con tutti i miei carissimi echi, in teoria ho lootato tutto io. Sì, perché sono sceso giù, sono salito su. A posto. A posto. Allora, vediamo un attimino. Allora, cos'è che avevo droppato? Prima o poi ti avrò, bastardo. Devo livellare. Ciao. Ah, è vero. Chiave della porta di ferro. Chiave della porta di ferro del grande ponte mediano. Questa chiave apre la porta di ferro che conduce al ponte mediano, uno dei tre grandi ponti che collegano le due aree della cattedrale. Nell'incubo non ci sono ladri, perché dunque chiudere una porta? Fai attenzione, deve esserci una motivazione molto seria. Vabbè, aspetta. La gabbia di Mensis. Che è la stessa roba. La scuola di Mensis controlla il villaggio invisibile. Questa gabbia di ferro esagonale è tipica delle loro strane usanze. Si tratta di un dispositivo per imprigionare la volontà in modo da consentire una visione reale del mondo profano. Serve anche come antenna per facilitare il contatto con grandi esseri del sogno. A un semplice osservatore, però, la gabbia di ferro appare solo come lo strumento di un incubo orrendo. Ci starebbe anche fare una sola run con l'elmo, con quell'elmo lì, con quello come elmo. Ci starebbe. Non sarebbe per niente male, sapete? Anche perché dice che può aprire gli occhi a qualcos'altro, e magari avendo la... Cioè, porca puttana, io ho anche 61 di intuizione, porco mondo. Alla faccia della merda.
Potrei fare un fottio di roba. Bentornà, che cosa des... Molto bene, lasciami. Vediamo. Vitalità 30 e la lascerei così. Poi... Ah, posso... Mettiamoci magari uno di questi. Bentornato, che co... Molto bene, lascia... Addio, che tu... A posto. Allora, non c'è niente da poter prendere. Rinforzarla adesso non serve a niente, perché mi servirebbe la roccia. Ripariamola, già ci siamo, tanto non mi costerebbe niente. Ripariamo anche quella. Questa invece, vediamo un po' se c'è qualcos'altro di nuovo un po' più forte. Minchia. Potenziale recupero SU. Piacerebbe sapere che cazzo vuol dire SU. Almeno adesso faccio un bel po' di danno. Allora, obiettivi. Centro. Attico di Mergo, centro. Andiamo all'attico di Mergo, il centro. Ci facciamo un po' la zona lì, vediamo un po'. Perché poi posso andare... posso arrivare al punto lì, sì. Allora. Ah, yeah. Gli occhi. Allora... Proseguiamo. Stai calmo. Buono. Più ne prendo e più posso livellare velocemente la mia falce una volta ottenuta. Guarda qua. Queste già ce ne ho buone. Anche per questo ce n'ho già buone. E per queste qua ne avrò altrettante in questo posto. Mi dà la possibilità di potenziare tante armi rispetto a quelle che potrei avere in effetti. Aia le ombre. Ah, ma è qua, aspetta un po'. Porco due. È qua? Ho un vuoto di memoria. Orfano inflitto. Vabbè. In teoria... La gemma del sangue è rinforzata da raggiungere la priorità. Questo esemplare in particolare ha un effetto marcato dovuto all'esposizione prolungata all'umidità. Radiante. Le gemme del sangue sono pietre del sangue particolarmente rare che crescono nel sangue freddo. Ok. Umida sporca.
Non penso che cambi qualcosa. No, stessa roba di quello. Cambierà solamente gli effetti che mi interessano. Solo quello. Riduzione continua PV. Potenza d'attacco però è maggiore. Che casino che c'è qua in mezzo, Dio buono. Quanti? Troppi. Un po' questo ponte mi viene in mente Dark Souls 3, non so il perché. Non per l'ammucchio di gente di merda che c'è qua, però. Poi. Hanno i capelli. Cioè, hanno una faccia e hanno anche i capelli. Che schifo! Vuol dire che questi qua sono gli studenti, perché non ci trovo altre giustificazioni. Figlio di puttana. Che schifo, che mi fate, diabona? Grande mago. Sì, grande mago. Oh, vaffanculo, mi ha rotto il cazzo. Hanno un pendente addosso, Non vedo l'ora di vedere Saidonia che gioca questo gioco. Voglio vederlo speculare a merda su tutto quello che vede. Anche perché questo gioco qua ti spiega molto di più di trama. Io purtroppo non ho un gran maestro che mi sta vicino all'orecchio, mi dice guarda queste cose qui e non ho nessuno con cui speculare, io purtroppo. Ah, è vero, perché devo andare dal coso di Mensis io. Di Mensis, di Mikolas dovrei andare io. Sono stupido. Dovrei andare dalla stanza di Mikolas per poter andare nel piano lì. Io ero più sopra, qua che cazzo c'è? Sono due. Cazzo. Sono morto! Come un cazzo di ritardato. Bravo Dante. Bravo. Questo non mi piace. Questo va bene. Me le faccio andare bene. Questo, minchia, ma che cazzo di patatine mi ha portato? Che buono. Le rustiche, le cose. Allora,
Erano 44.000, è un livello. Vediamo un po'. Sono fatto prendere dall'ansia di... Oh no, è vero, ci sono di nuovo tutti. Comunque è proprio vero che è un botto simile a Demon, perché c'è soltanto una... No, vabbè, c'è quella lì. Però è quella più sicura, sarebbe prendere questo. Perché almeno mi faccio tutti... Questo qua mi sembra che mi porti direttamente al boss finale dell'area. Non ho intenzione di scendere qua, voglio... E sono andato dall'altra parte. Voglio passare da sotto e vedere tanto posso andarci dall'altra parte. Sa di sì, magari posso entrare nello stesso luogo. Faccio così e vado laggiù. Non rompetemi il cazzo. È qua, giusto? Sì. Eccola qua. Aspettate, ho un ricordo. Ho un ricordo. È qui che si prende la roccia. Anche se in effetti... Non è che serva tanto avere la roccia. Adesso. Mi interesserebbe di più se la trovassi anche in... se per caso la trovassi anche sul DLC. La trovassi anche nel DLC, ti dico... Allora... C'è da godere. Potenza attacco arcano. Attacco sangue. Bonus tinta del sangue. Potenza attacco fisico più 18. Boh, minchia, devo mettermela. Allora, primo obiettivo di adesso. Recuperarmi gli echi. Dall'altra parte. Poi ritorno qua indietro e mi prendo la roccia. Obiettivo più importante. Goccia del sangue umida straordinaria maledetta. Potenza attacco caricati. Attacchi caricati. Ma contro le belve mi abba... Minchia. È fortissima. Quella roba lì mi potrebbe servire contro anche il tizio. Cacciatore artigiano? Ottieni tutti gli attrezzi speciali di un cacciatore. Ma... Campana del coro. Quindi ho finito. Ho preso un trofeo perché ho sbloccato le cose. Cos'è qua?
Quindi sono tutti gli oggetti questi, questo, e forse questo e questo, eh. Vediamo cosa fa. 15, minchia, 7 ne spreca, porca puttana, è il livello di questo allora. Fornisce vigore a coloro che collaborano, curandoli. Speciale attrezzo per cacciatori del coro, composto da membri di alto rango della chiesa, modellato su una campana capace di proiettare un suono arcano attraverso i piani dell'esistenza. Il suono di questa piccola versione argentata della campana non può attraversare i piani, ma fornisce energia e cura a tutti coloro che la usano cooperando. Ah, quindi nel PvP. Che sia coop o combattendo. Buono. Ci voglio arrivare al platino di questo gioco, porca puttana. Devo prendermi tutto. Sono contento che almeno quella lì l'ho completata come missione. Sono contento. Adesso dovrei riuscire a masterarmi le armi. Almeno un'arma. Mi butto. Posso? Sì. Preferisco risvegliarmi anche perché non ho un falò vicino. No! Sono un idiota! Potevo andare dal coso, potevo andare. Sono un idiota del cazzo, sono. Ero già lì. Ero già lì. Allora. Allora, scendiamo. Con parsimonia, non qui. Dobbiamo andare dal coso, dobbiamo andare. Dobbiamo ritornare nel punto di prima. Bravo, marionetta. Però mi fa strano che si alzano ancora. Beh, giustamente ci devono essere dei nemici in giro, però. Mi fa strano perché. Allora non è Mikolas a muoverle. Si muovono da sole. Mi sembra che questa qua sia la strada più veloce per arrivare là sotto. Minchia, la vedo da qua. Porca troia. Minchia che incubo. Porca troia, la vedo da qua giù, la vedevo. Madonna divina, che cazzo di paura.
Mamma mia, ragazzi. Che ammasso di schifo. Non toccarla. Qui c'ha le cose. Fammi un po' vedere. Questo dovrebbe essere un grande essere, eh? In teoria. Forse con lui stabilire un contatto sarà più facile. Dobbiamo aspettare un po' perché per fare il contatto è questo che ci vuole. Comunque è un incubo vedere quei cazzo di occhi che ti guardano così. Quindi in questo luogo, a parte che come abbiamo visto il piano stesso non è appoggiato su niente, siamo dispersi nel vuoto. Questo si può dire che è una specie di abisso. Attenzione. Oh, sapevo, ci ho provato anche con i Brietas, ma non facevo un cazzo. Perfetto. Posso uccidere. Aspetta un po'. Ecco, devo andare a mangiare, raga, quindi prendiamo più echi da nemici caduti. E non me la son messa. Ne metterò questa qua che in teoria è più potente perché ha il brillio negli occhi. Arrivo! Allora. Molto bene. Allora, vedendo come siamo messi, userei questo e tornerei al sogno. Ci siamo fatti Mikolas, mi dispiace che soltanto per un'oretta, avrei potuto fare un po' di più però. L'avessi iniziato prima sarebbe stato molto meglio. Vabbè, comunque ci siamo fatti Mikolas, ci siamo fatti un bel giretto, ci siamo guardati tutte le varie parti e perdonatemi. E detto in un certo senso potrei anche potenziarmi questa a più 10, così da avere l'arma forte, essere tranquillo. E di fare molto danno. Bentornato. Che cosa? Molto bene. Lascia. Per poi andare successivamente, perché penso che poi nel DLC Addio, che tu. The Old Hunter si sblocchi un'altra roccia. Mi informerò. Allora ragazzi, io comunque per adesso io vi ringrazio tutti voi di essere passati, vi ringrazio me della compagnia, spero che questa live vi sia piaciuta e vi do appuntamento alla prossima con un altro episodio delle avventure di Lynn in Bloodborne. Siamo vicini alla fine, raga. Ciao a tutti e alla prossima. No, non è vero perché in realtà dobbiamo fare il DLC.